Perché quella dice che l'avevo già vista da qualche parte, ma non mi ricordavo dove, quindi... Mi potevi avvertire prima, Lisa, e così io stamattina partivo di casa. Ma io pensavo che andava bene. Che figata, vai. Ciao, sono Valentina, ho 31 anni e sono un'insegnante di teatro. Sono Nicolò. Francesca. Sembrate carcerati. Matricola 8732. Come iniziare la carriera di un attore? Studiando e vedendo tanto teatro, perché un attore deve studiare tanto e andare a vedere molto il lavoro degli altri attori. Questo è molto importante. Com'è frequentare un corso di teatro? Innanzitutto non bisogna farlo per forza, è una cosa che ci deve piacere per farla, come tutte le altre cose del mondo. E specialmente bisogna trovare qualcuno che ti faccia piacere sta cosa. È emozionante, perché se lo fai perché hai voglia, ti apre un mondo. Se lo fai perché i tuoi genitori ti obbligano, fa schifo. Perché il regista comanda, dice cosa fare anche se non è un attore? Perché in teatro non esiste democrazia e l'unico che può decidere qualcosa deve per forza essere una persona e appunto nel caso del teatro il regista. Come ti senti quando la maestra di teatro ti obbliga a fare qualcosa che non vuoi fare? Un po' preso in giro perché... Ma io non mi sento obbligata perché comunque siamo tra noi. Come si fa a iniziare a piangere o a ridere in una scena? Bisogna attaccarsi a un ricordo che ci è successo, una cosa vera che è successa a noi. E quindi si deve fare così, è l'unica maniera. Sei mai riuscito a piangere o a ridere in una scena? No. Piangere no, ridere abbastanza. Il teatro e il cinema sono la stessa cosa? Assolutamente no. Il teatro è spettacolo dal vivo, ci sono gli spettatori che ti vedono e non puoi sbagliare, non ci sono riprese, non ci sono seconde chance, mentre nel cinema puoi sbagliare, si può rifare la ripresa, la scena può essere cambiata, però non è emozionante come il teatro. Preferiresti essere un attore del cinema o del teatro? Principalmente preferisco il teatro perché è più immediato. Dipende, perché cinema è un sogno, vedere gli spettatori è qualcosa che ti emoziona subito. Oscar o Biennale di Venezia? Oscar, perché mi garbano tutti quegli abiti, belli, molto più belli. E red carpet, sì, assolutamente. Oscar, perché gliel'ho promesso alla mamma che se ci vado la devo portare. Biennale, più artisti, più arte. Un consiglio per gli attori alle prime armi? Non arrendetevi e seguite i vostri sogni, anche se sarà difficile, ci saranno tante persone che cercheranno di fermarvi, chi vuole ce la fa. Un consiglio che vi sareste dati all'inizio quando avevate iniziato? Fai meno il cretino. Questo mi piace. Buttati. L'attore più bravo italiano secondo te? Questa è una domanda difficile. L'attore italiano più bravo. In questo momento o anche passato? Ma Vittorio Gassman, molto probabilmente. L'attrice italiana più brava secondo te? Attrice italiana più brava... Io naturalmente. Il palcoscenico per te è? La vita. Un modo per sfogarmi. Un mercoledì. Anche se si fanno gli spettacoli di venerdì e sabato. No dai, un modo per sfuggire alla scuola. La cosa più bella della tua professione? È quando i miei allievi vanno a casa soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, con il sorriso. La cosa più brutta della tua professione? La cosa più brutta della mia professione è il conto in banca. Essere attore è, in tre parole? Saper raccontare una storia,
saper far emozionare il pubblico e divertirsi tantissimo. Emozionante, sincero, fantasioso. La stessa cosa ha detto lei, la stessa cosa ha detto lei, la stessa cosa ha detto lei. Ciao! 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 Ciao. Ciao. Cosa state facendo? State facendo backstage? Nicolò! Ma come bravo Nicolò! Vieni, devo farti vedere! Bravo! Bravo bambino! No ragazzi, non mi fate bianca! No, 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 ferma, ferma, per carità di Dio! Basta scandire bene le parole. Certo! Se io vi accendo al massimo anche quelle lì. Lì vicino al quadro elettrico della regia ci sono tre pulsanti di interruttori. Al muro, bravo, bravo, vai, premi, ancora? Io ce li ho, però non bravi, penso.